terza. Buongiorno pescheria. Ragazzi, ci sta credendo una mucca. Ho paura. A frenare. Vai, io mi sto gasando. Sì, no, vado piano. Oh! Ah, sei! Dove cazzo mi sono? Ragazzi, stamattina ci siamo svegliati in questo posto un po' pieno di moto divertenti. Ma venite con me, che cacchio ci facciamo stamattina qui? Ed eccole qui, già belle che pronte, ragazzi. Stamattina io mi divertirò con quel 300 che vedete lì. Che dite? Vi piace come Lem? Noi ci vediamo appena saliti in sella. Ed eccoci pronti per salire in sella, ragazzi. Siamo in compagnia di Vespa. In poche parole, ragazzi, lui vi mette a disposizione tutta l'attrezzatura, moto comprese. È un istruttore certificato al CONI ed oggi ci farà questa lezione. E devo dire la verità, ragazzi, il prezzo è veramente conveniente, perché di solito per questo prezzo non ci danno nemmeno le moto. Per soli 150 euro avere una giornata di lezione, compreso di tutta l'attrezzatura. Cosa volete di più? Adesso ci dobbiamo solo divertire. Madre, e devo sistemare un po' il paraculo che mi dà fastidio per impennare. Oggi ci divertiamo. Qui. Ottimo inizio, bro. Let's go! Col freno c'è un po' di problemi, ma ci prendiamo subito la mano. È piccolino il poggio, cioè il poggio. Oh, ragazzi, questa volta io ce l'ho integri quanti. Guardate chi ce li ha bucati. È per il touch. Dai. Quando finisce questo tratto di città, che io ho il 300 che mi si ingolfa. Vuole dare. Qua un saltino non ce lo può togliere nessuno. Comunque, se ci prendi la mano, ragazzi, veramente con queste cose puoi farci di tutto. Lo rivoglio, perché a Napoli veramente ormai con la 09 mi sto intossicando. Non riesci a far più nulla perché si distrugge. Cioè, le strade sono tutte dissestate. Abbiamo il panda armato avanti. Cosa ci fanno qui, Carmageddon? Oh, qui già inizia a diventare un po' di montagnella. Come fai a non farti una pinnatella? Comunque, ragazzi, si alza un casino, ero di terza, bassi giri, mamma mia. Quanto mi mancava girare col due tempi. Ti prego, no, pensavo dovessimo andare di là, mi facevo una mega pinnata. È settata molto morbida, quindi per strada è abbastanza ballerina. Mi meraviglia sempre di più la linearità di KTM. Il TM mo, chichita bieccia. È una macchina di morte, cioè è super cattivo, non ha per nulla linearità. Questa invece sai come apre, vedi? Voglio di quinta, che grande! Ma che cavolo, ho messo la seconda, non lo accelero di seconda, non la impenno. Terza. Madre, ragazzi, già mi sto divertendo tanto. E ancora non abbiamo iniziato a fare nulla. Ma ragazzi, ma la vista quanto mi sta aiutando, sto vedendo tutto. Prima questi avvallamenti non li notavo. Ci sono le mucche! Le mucche mu! Ciao mucca! Mu! La mucca fa mu mu! Ma una fa, stava andando nella pianta! Cerchiamo di andare a vedere subito qual è la posizione corretta da tenere in piedi. La moto d'enduro è molto stretta in questo punto, proprio perché noi dobbiamo cingerla bene. Ci permette di avere una buona posizione con le ginocchia belle aderenti. Ok. Adesso mi spiego perché c'è questo coso di pelle, esatto, all'interno. Non me l'ero mai spiegato. La posizione base è con la punta sulla pedana, perché la nostra caviglia funge da ammortizzatore. Scaricare il mio peso sulla parte bassa della moto, quindi non sulla sella, abbasso il baricentro e do trazione alla moto. Se sta qualcosa da scavalcare oppure vogliamo frenare, non possiamo tenere il peso sulla caviglia. Sennò si impunta. In un attimo si chiude. Non devi fare questo. Sennò stai scomodo. Nel momento nel quale abbiamo il peso sulle pedane, ci alziamo di 3-4 dita dalla sella. È la posizione da combattimento, okay, standard.
poi cambia ovviamente curva, salita. Così? Sì, diciamo che è una buona posizione da combattimento questa. Dove va il nostro sguardo va la moto, quindi sempre sguardo alto e lontano. Se ci sta una chiazza di fango e noi ce la guardiamo fino in fondo, finisce che ci finiamo dentro, perché tutto il nostro peso e tutta la nostra attenzione sarà lì. Sì. Perché siamo nella merda, dove andiamo qua? Cioè qua facciamo tanti bellini sull'asfalto perché siamo tranquilli. Ma lì ti caghi proprio sotto. No, una cacatona. Ma se resto seduto perché sono un frascico? Ma se resto seduto perché mi stanco subito? Scaliamo anche le montagne. Guardalo. Mi aveva detto che non me la lanciava le cose negli occhi. Cazzo, c'ho le cose negli occhi. Fango bastardo, non ti temo. Oh, che bello! Panico! Sì, io sono carico. Allora, quindi facciamo questo piccolo circuito dove c'è questo pezzetto in discesa che è una discesa super lieve, però noi cerchiamo di applicare la giusta tecnica, quindi portiamo il sedere che praticamente la nostra testa deve andare non sul posto del passeggero, sulla targa. Una volta che sei arrivato nella curva e devi buttare giù la motocicletta, tu la aiuti a caricare la forcella portando il pacco sul serbatoio e lì tiri la gamba fuori. Vai, vai, io mi sto gasando. Gradualmente. Sì, no, vado piano. Sono pronto, ragazzi. Ole, saltino anche adesso. Butto giù. Oh! Ragazzi, è una figata! Già mi sento sicuro di dar gas. Le gomme danno un feeling assurdo. Grande Golden Tire, veramente, non me l'aspettavo. Qui mi metto subito di nuovo all'impiedi. Saltino, sempre di seconda. Scendo, saltino. Affondo, culo in avanti, freno. Accelera. Seriamente, voglio una scarica adrenalina assurda. Io già sto capendo come funziona e mi sta piacendo sempre di più. Le gomme danno un grip assurdo, non te lo aspetti. Hai la sensazione di cadere, ma le gomme più dai gas, più stai caricato. Ah. Sei! Davide, hai rotto il cazzo. Io ho salito i tronchi anche se non li dovevo salire. Sono fresco, sono bello, sono anche un po' monello. Il nostro corpo non può andare a spingere verso l'interno della curva, perché sennò la moto se ne esce verso l'esterno. Sì. Dobbiamo scaricare il peso, cioè nella nostra testa dobbiamo sempre andare a spingere il peso verso il basso. Noi col corpo dritto riusciamo a spingere e far aderire bene la moto. Tipo la prima che ci ho pensato l'hai fatto bene di uscire col culo, poi alla seconda ti è tornato l'istinto pistaiolo e sei andato con tutto il culo all'esterno. Infatti mi sono trovi a terra, peccato. Cercato di correggere. Pum. Appena finite la prima curva, voi già dovete pensare alla traiettoria. Vabbè, come la pista alla fine. Sì, in questo caso sì. Poi in un secondo momento andiamo a mettere in pratica quello che dicevo, il controbilanciare. Noi qui iniziamo a alzare lo sguardo, vediamo che i birilli stanno lì, ma sappiamo che qui ci dobbiamo allargare abbastanza bene, prenderla questa più dritta possibile. In questa fase il nostro corpo è dritto, in questa fase cambia il controbilanciamento. Lì dobbiamo controbilanciare a sinistra, qua dobbiamo controbilanciare. Ho paura di quella cacca che è lì al centro. Non ti viene mal di testa? Il panico. Il mio culo fondamentalmente deve fare questo. Se la moto piega, io mi troverò dritto. Lo sterzo è qui, i piedi sono qui, devi pensare, e il mio culo solo va fuori. Ok. Ma io faccio lo sci, no? Assomiglia vagamente allo sci questo momento. Ok, sì. Quindi devi pensare che tu come se ti volessi mettere sulle lame dello sci. Ho trovato un attimo il ritmo. Posizione base buona. Le spalle sono dritte. Pensa solo al bacino che va fuori dall'asse della moto. Esatto, okay, è questo. Ok. E allora è come quando controlli l'impennata. Tu non la devi muovere di spalle. Tu se stai impennata e devi spostarti impennata, devi muovere il culo. Perché tu stai muovendo solo il posteriore. Che muovi le braccia è inutile, non serve a niente. È solo una cosa scenica, divertente. Puro, poi voglio fare sta salita, tipo tutta a cannone. Si impenna proprio bella, si impenna. È quello il fatto. Allora, guarda, c'hai le gambe larghe, coglione. Oh, è
hai visto come ha sculato dietro? Si è alzata, si è aperta e ha sculato. Dai, 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 andiamo a cazzo, dai. A few moments later. Via il ritmo che fai. Po, 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 po. Aspetta, sto crollando. Comunque veramente stancante e faticoso, ma sto imparando tantissimo, che sicuramente mi servirà anche per strada, sul bagnato, ed avere sempre più controllo di mistichezza ed equilibrio quando guido un mezzo a due ruote. Michele, sei una frana! Michele ha fatto due giri e già è stanco. Io sono sudato, marcio. Michele non ce la fa a fare l'Olimpiade, perché ragazzi, si stanca. Mi state facendo incazzare! Perché si stanca, si stanca. Allora, adesso sto provando questo 3,50. È molto più macchinoso rispetto al due tempi, però è molto più lineare. Sì, molto più lineare. Fra, che controllo che c'ha questa? Mi sono andato a mettere in difficoltà da solo? Io già sto facendo un po' di enduro da solo, in solitaria. Salto. Olè. Sono di seconda, quindi vado molto più veloce. Scalo in prima, butto la gamba a terra. Ah. È molto più lineare. Ah, sono stanco, basta. L'obiettivo è quello di restare con i piedi sulle pedane, anche commando, vedete? Così trovo la mia tecnica, vedete ragazzi? Oh, 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 giù, guarda la vista. Sì ragazzi, sto prendendo molto controllo. Oh, si stava chiudendo e mi è andato qualcosa nell'occhio. Non si capisce più niente. Comunque veramente mi sto sciogliendo e mi piace. Si vede che sta prendendo confidenza e bene a riuscire a fare tutto in piedi, perché se uno riesce a fare tutto in piedi. No, hai visto? Cioè io quello che ho cercato di fare è fare la curva, ho fatto la sgommata senza mettere mai i piedi, cioè a terra, e poi avere controllo sul primo posteriore anche in piedi, non è scontato, è un ottimo primo passo per prendere confidenza. No, devi tirare la frizione quando sgommi. Dopo voglio provare con questa, perché questa secondo me la faccio slittare meglio in uscita. Più strette le ginocchia, eh? Vai, facci vedere, vai. Ancora, lo riprovo? Con più controllo? Sì, vero, verissimo. Wow. Oh, sì, ragazzi, c'è un controllo assurdo così. Vabbè, ma comunque migliore allievo rispetto ad AVR. Vediamo l'ultimo elemento di oggi della giornata, di cui già abbiamo accennato qualcosa, la compressione. Appena andiamo a spingere, guarda che fa il posteriore. Oh, nel momento nel quale noi diamo gas e facciamo questa che si chiama compressione, proprio perché andiamo a comprimere il mono dietro, la ruota dietro necessariamente il tacchetto affonda e prende. Anche io ho fatto la mia sgommatina tattica. Sì. Radice. Vai. Oh, sasso. Bella. I piedi in punta, Miki. Per questo non riesci a stare dietro. Metti i piedi più in punta. Bravissimo, così riesci a stare meglio dietro. Vai, più dietro con le ginocchia. Stendi le braccia. No. Dice il vecchio saggio. Però ti ho detto che devi arrivare con l'ano sulla targa. Non stende le braccia. Però mi sta salendo una ruota assurda, voglio correre. Comprimi. Panico! Vai!
dai, di qua, se no vi incrociate, dovete continuare il giro. Vai, vai, mantiene, mantiene! In piedi! Sto stanco! Oh! Qua mi si stava girando in mano! Sono distrutto! Ma è una figata! Buongiorno pescheria! Io non sono un handicappato. Sei picchiato tra l'anno. Grande ridere, la simpatia. Spero che riuscite a percepire anche i miglioramenti. Io già solo mi sento molto, molto più sicuro di fare tantissime cose rispetto a prima. Mi chiedo se è un po' fermone. Come sfida, dai, te. Mi sono pazzo. Sembri Napoli violento. C'è la vecchietta più sopra. Comunque adesso piedi in punta e ci ne ritorniamo tra fango e rocce. Per dare grip ci buttiamo dietro. Perfetto. Oh ragazzi, quello era bello ripido, eh. Non rende da su sta cazzo di GoPro merda. Non rende, ma era veramente abbastanza ripido. Vai vai. Oh 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 oh. Vai giù la mucca, la mucca. Questa ci aggredisce. Oh 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 oh. Ho paura, ho paura, ho paura. Ragazzi, ci sta credendo una mucca. Guarda che educata, dai. Brava mucca. E pollo, dov'è pollo, mucca? Vai. Oh, saltino tattico. Ma non correre troppo, bastardone. Di terza va un amore. Vai, ho scelto il percorso difficile io. Madonna mia, quanto è bella ragazzi. Scende giù che è un amore. Non conosco la strada, però grazie all'intervento vedo benissimo. Aspetta, qui non so dove dobbiamo andare. Salto. Oh! Che cavata. Mi guardava male con l'ascia in mano. Mi ha messo paura. Vai, 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 vai. Oh! Comunque siete dei fermoni! Qualche sabato vengo a fare qualche uscita, già me l'ha detto, mi dà questa, perché ha detto che il manico ce l'ho e quindi ci possiamo divertire. Ragazzi, sono contentissimo, ormai veramente sto vivendo guidando moto, tutti i giorni provo mezzi nuovi, sempre più belli, sempre più ignoranti. Uè, roccia, roccione! L'ho caricato dietro, l'ho presa come un bijou! Ok, ok. Ok, mi conviene alzarla di quarta di frizione. Terza, terza. Ok, ok. Devo prendere un attimo la mano però. No, cazzo. Ho perso l'anteriore. Vabbè, però sti cazzi, cioè sto bene. Sì, sì, sì. No, ma non è solo, guarda, non ha strusciato nemmeno tanto. Ho giusto appoggiato. Ragazzi, ho perso l'anteriore, che volete da me, capita. Io non sono abituato a queste gomme. Però vedete, subito con tutte le protezioni del caso e quanti. Ma secondo me l'ho perso, ecco, sull'acqua. Mi sono allargato, questa è acqua, cazzo. Che coglione che sono, ecco perché. Troppo divertente, comunque ragazzi, devo comprarmi anche io un KTM. Davide, non mi sfidare, eh. Sono velocissimo. Oh, 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 non vale.
Avrei preso sicuramente più velocità. Scusa. Sono io che mi fomento, sono un fomentato di merda. Comunque ragazzi, veramente c'è un'esperienza super divertente. Ho imparato tantissime cose e già io l'ho detto anche a Lorenzo. Ci dobbiamo subito organizzare. A parte che ha detto che mi porterà con lui in qualche uscita, ma mi deve dare qualche altra lezione che vi porterò anche sul canale. Spero di avervi trasmesso tutte le sensazioni che si provano a fare questo tipo di corso, quello che ho imparato, perché ragazzi veramente ho un controllo della moto completamente diverso rispetto a prima. Ma impari principalmente anche come reagisce il tassellato, che è tutta un'altra gomma. Comunque seriamente è stata una delle giornate più belle che ho passato in moto, ma io non vedo l'ora di venirmi a fare una lezione e organizziamo un bel gruppetto, perché ragazzi veramente, cioè, ci si diverte. Per chi come noi si casa, si diverte, veramente il posto perfetto per sfogare in sicurezza, tutte le protezioni. Avete visto, sono caduto, non mi sono fatto niente, anche se sull'asfalto. È veramente un'esperienza super divertente. Ragazzi, fatemi sapere anche nei commenti voi se volete fare un'esperienza del genere con me presente. Verrò anche io, ti avviso, questo 300 lo devo imparare a conoscere, e a breve, già lo so, mi farai comprare un 300. Ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video e alla prossima avventura. Ciao! Cazzo, come si tappa? Ecco.